Camus afferma, dall'artista il suo tempo. La nostra sola giustificazione, se ne abbiamo una, è di parlare in nome di tutti coloro che non possono farlo. Che ne pensi? Cioè, paragona questa immagine di Camus, e quindi della sua idea anche di intellettuale, rispetto a quella che è invece l'idea dell'antintellettuale nella rete. Te la faccio più semplice, senza citare Camus, ma uno che abita al Quadraro, uno dei deportati dello strangolamento del Quadraro dell'aprile 1944, Sisto 40, un elettricista, elettrauto. Io gli dissi, dico Sisto, ma sullo strangolamento, cioè, sono state portate via dalle case 5.000 persone. Lui dice che 947, forse comunque quasi 1.000, sono state portate nei campi di lavoro in Germania e in Polonia. Dico, possibile mai che di questa storia se ne parla soltanto adesso? Che non se ne è parlato subito, che per tanti anni non ne avete parlato? Io facevo questa domanda perché immaginavo una risposta del genere, quella che viene data molto spesso, cioè non ne abbiamo parlato perché era una tragedia talmente grande che non c'avevamo la forza di farlo. Perché pensavano di non essere creduti, o al contrario, perché pensavano che comunque quelle vicende l'avevano visto tutti gli altri, pure per cui noi non volevamo essere protagonisti. Questo è un po' quello che si è detto dopo la fine della seconda guerra mondiale. E invece Sisto 40 alla domanda: ma perché Sisto, voi non avete parlato di questa vostra tragedia? Lui mi ha risposto: ma io ne ho parlato. Solo che io faccio elettricista, elettrauto. Con noi non ci stavano i registi, mi dice lui. I registi, gli scrittori, cioè noi non avevamo il nostro primo Levi. Allora, qual è la funzione dell'intellettuale? È anche questa, cioè quella di fare da tramite tra l'alto e il basso e tra il basso e l'alto. Nel momento in cui qualcuno mi fa credere che questa società ormai non c'ha più differenti livelli, ma è tutta completamente spalmata su un piano orizzontale, e a quel punto chiunque è intellettuale di se stesso. E quindi chiunque parla con la propria parola, prende la parola, diciamo, individualmente. Ma questo cosa significa? Che tutti hanno voce in capitolo? No, che parlano tutti e non viene ascoltato nessuno. Allora per questo io credo che sia giusto che l'elettricista faccia l'elettricista, che il medico faccia il medico, che l'intellettuale faccia l'intellettuale. Lo scrittore deve scrivere i libri, il regista deve fare i film, il tappezziere deve ritappezzare poltrone. Perché se questa società veramente si spalma su un piano orizzontale, tutti fanno tutto e nessuno sa più fare niente. Per questo allora io dico, è giusto, io sono d'accordissimo con questa, diciamo, definizione dei Camus. C'è qualcuno che deve parlare a nome degli altri, c'è qualcuno che deve cucinare per gli altri, c'è qualcuno che deve ristrutturare palazzine per gli altri, c'è qualcuno che deve progettare i quartieri per gli altri. Cioè ognuno deve stare nel suo settore, certo, non con dei confini nazisti, insomma, col filo spinato, col muro israeliano, insomma, però con dei confini labili, però ognuno deve essere in qualche maniera responsabile dello spazio che occupa. E non che tutti sono responsabili di tutti e quindi, di tutto e quindi nessuno è più responsabile di niente.